Su 10 palle sento di averne colpite davvero bene solo 3. Queste parole non sono di un principiante del golf, ma di Tiger Woods, il fenomeno dei green. Per colpire alla perfezione tutte e 10 le palline, Tiger dovrebbe riprodurre lo swing per 10 volte in maniera identica. Questo però è umanamente impossibile anche per un campione come lui. Ma se invece chiedessimo aiuto alla tecnologia per cercare di avvicinarci alla perfezione, quanto migliorerebbero le nostre performance? Qui, al Centro Indoor di Milano Bold, si lavora per rivoluzionare l'approccio al golf proprio attraverso la tecnologia. Allora, la tecnologia nel golf negli ultimi 5 anni ha permesso 5-8 anni di stravolgere il modo in cui approcciamo questo gioco, sia dal punto di vista dei professionisti, ma anche ad oggi con il giocatore, diciamo, normale, no? L'amateur che la domenica va e si diverte in questo gioco. Perché è diventato importante? Perché prima di questo il golf era video, quindi un 2D, è un'esperienza che ogni maestro passava ai suoi assistenti e quindi creava una sorta di tramandava la tecnica, no? Oggi invece abbiamo questo modo di poter oggettivamente analizzare lo swing e scegliere insieme che tipo di elementi andare a migliorare. Questo permette di, come noi diciamo qua in Bold, di allenare il tuo swing e non di fare lezione. La lezione, insomma, è un termine un po' vecchio che non ci piace più utilizzare, perché fondamentalmente la prima volta una lezione, cioè io faccio uno screening e ti spiego che cosa c'è che non funziona, da lì poi devo creare un percorso di allenamento che ti permetta di migliorare. La tecnologia, quindi il radar per il bastone, i giroscopi per il corpo e i pedali di pressione per i piedi ci aiutano proprio a dire ok, il tuo swing ha questa forma, nel video vedo queste cose, ma come funziona questo gioco? Quindi la palla riesce ad andare al target o non ci va al target? Così facendo la tecnologia mi aiuta a capire proprio questa cosa. E non devo necessariamente rendere tutti gli swing uguali, ma devo allenarli tutti secondo un certo tipo di concetto e di progressione, si dice. Quindi prima le cose basiche e poi piano piano si intensifica. Ecco che infatti ci piace dire che il giocatore ha 3 fasi: decollo, direzione e controllo, nel senso che se la palla non vola, non parliamo di golf, per cui la tecnologia mi aiuta a capire se c'è qualche elemento che non ti permette di far alzare la palla. A quel punto si alza, ma dove va? Dritta, storta? Di nuovo, con i dati corretti riusciamo a capire perché eventualmente va da destra o va da sinistra. E poi la fase del controllo, cioè il giocatore volontariamente modifica il suo gioco, palla alta, palla bassa, il famoso draw, il famoso fade, che devo saper gestire, devo sapere da che cosa origino a livello di tecnica, e la tecnologia mi aiuta a leggere queste cose. Quindi qui in Bold, quando il nostro giocatore entra, viene testato a livello atletico, a livello tecnico, e si prepara insieme ad un percorso di allenamento che, grazie a tutte le aree che abbiamo, quindi osteopatia, ginnastica e tecnica, gli permetta di migliorare il suo gioco. Quindi non cambiamo gli swing, ma alleniamo i golfisti. Rotazione del corpo, angoli, inclinazione delle ginocchia. Grazie alla tecnologia tutto può essere quantificato e misurato. Ma in che percentuale e in quanto tempo si possono correggere gli errori dello swing che ogni golfista amatoriale si porta dietro, magari da anni? Quando mi viene chiesto se preferisco un giocatore neofita o un giocatore da correggere, la risposta ricade sul neofita, nel senso che col modo che abbiamo di lavorare preferisco, ed è più semplice, impostare un giocatore in maniera corretta piuttosto che dover cambiare alcuni elementi che non stanno funzionando. Questo perché molto spesso nel passato la tecnica veniva vista come ripeto un gesto tante volte invece che mi adatto a un task. Task si intende devo tirare una pallina da A a B e devo fare in modo che questa pallina vada laggiù. Quindi non mi interessa ripetere il gesto, mi interessa risolvere un problema. Per cui se incontro un giocatore che gioca già magari da 15 anni, che ha un tipico errore, devo prima di tutto fargli capire che per cambiare questo errore deve cambiare il modo di approcciare al gioco e di allenare questo gioco. Quindi non deve andare in campo a tirare 20 ferri 7 al target pregando che vadano dritti, ma deve mettersi in testa di fare esercizi, di mettersi fuori dalla sua comfort zone e quindi cambiare un pattern neurologico, si dice, che si è creato in maniera non del tutto corretta. Viceversa, se un neofita, che ce l'ho, ho una lavagna che posso scrivere come piace a me, e capite bene che è completamente diverso. Quindi io posso da zero chiedergli di impostare uno swing con una certa mentalità. Negli ultimi anni stiamo facendo molto questo tipo di lavoro,
e quando poi quel nostro neofita diventa un giocatore che gioca già da un paio d'anni, diventa anche molto più semplice correggerlo, perché è chiaro che poi ognuno di loro possa creare magari non uno swing perfetto, ma da maestro, se lui mi arriva ed è abituato a ragionare in un certo modo, è un attimo cambiarlo. Invece il giocatore che ha già delle modifiche da fare ha bisogno di almeno 10 ore per creare un cambiamento neurologico, un pattern, e di 30 ore per cominciare a stabilizzarlo. Per cui facciamo un esempio parallelo: cammino male perché appoggio male la caviglia destra, ok, mi servono 10 ore di esercizi fatti in un certo modo per far sì che questa caviglia cominci a rispondere diversamente alla mia richiesta di camminata, e 30 ore per far sì che questa caviglia si muova senza che ci pensi e quindi che diventi strutturato il pattern. Per cui se ho da zero è molto più semplice. E questo è un po' quello che viene chiamato variabilità contro ripetizione, che per esempio Francesco con Dave Arred, quando insomma, ha avuto i suoi successi, hanno impostato. Quindi lui allenava il suo swing, non più a tirare 50 per 7 dritti, ma 50 per 7 in tutti i modi possibili che poi il campo gli avrebbe richiesto. Ogni sport si evolve, ogni sport diventa più atletico e tu devi stare al passo. Questo è sempre Tiger Woods, il primo golfista a curare in maniera maniacale l'allenamento in palestra. Oggi sviluppo atletico ed evoluzione tecnologica sono diventati il binomio sacro del golf, in particolare di alcuni professionisti come l'americano Bryson DeChambeau, che ha scatenato un vero e proprio dibattito. Trasformare il golf in una scienza esatta grazie alla tecnologia è davvero possibile e non fa un po' paura? Spesso mi viene chiesto se mi piace o no Bryson DeChambeau, che in questi ultimi 2-3 anni fa molto parlare di sé. La mia risposta è sì, mi piace perché Bryson ha scelto di andare oltre i suoi limiti, potenziando il suo fisico, discutibile, però l'ha fatto, e di utilizzare la tecnologia per migliorare il suo gioco. Chiaro che a quel livello gli ha permesso di fare un salto incredibile. Ma nel giocatore medio la tecnologia può essere pericolosa? Sì, anche quella risposta è sì. Deve essere molto bravo il maestro a far capire che la tecnologia è un feedback, non è ciò al quale mi attacco, per cui serve nei momenti giusti, e se un dato cambia o meno dipende dal tipo di esercizio che ho fatto, tipo di approccio che ho avuto, e non devo preoccuparmi se non cambia. Se non cambia, si cambia schema di lavoro, si cambia esercizio per cercare un modo diverso per farlo cambiare. Quindi la tecnologia può rischiare di far perdere quell'arte, quella poesia che il gioco ha in sé. Il balestrello di turno è colui che ci ha fatto sognare con i suoi approcci magici, ma in realtà, se utilizzata bene, diventa anche lei un'arte, perché diventa un modo di esprimersi in maniera più moderna nel gioco e quindi essere un grande aiuto. Per cui tecnologia sì, Bryson sì, ma con giusta attenzione.